Meno contagi e ricoveri Covid nelle ultime 24 ore in Bergamasca, in tendenza con l'andamento regionale. Il flusso dei ricoverati nelle strutture ospedaliere si è attestato a quota 800, di cui 81 in terapia intensiva. Numeri confortanti, come ha commentato Luca Lorini, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli accessi al pronto soccorso e le chiamate a 118 stanno diminuendo e ciò comporterà nel giro di qualche giorno meno pazienti in terapia intensiva. Il maggior numero dei ricoverati proviene dalle zone critiche di Milano, Monza, Varese, Como, Brescia e Pavia. Evidentemente la prima tragica ondata che ha colpito drammaticamente la Bergamasca è servita ad evitare il ripetersi di quanto accaduto. Ma vediamo nel dettaglio la situazione nelle scorse 24 ore. All'ospedale Papa Giovanni XXIII, a ieri erano 179 i pazienti ricoverati tra ospedale e fiera, 19 in un giorno. 104 degenti ordinari, 12 in subintensiva, 63 in terapia intensiva e 13 in fiera. 149 ricoverati nell'ASST Bergamo Est, più 2 rispetto al dato precedente, così ripartiti. 59 all'ospedale di Seriate, di cui 5 in terapia intensiva, 24 ad Alzano Lombardo, 26 all'Overe, 16 a Piario e 23 a Gazzaniga. All'Humanitas Gavazzeni 60 ricoverati, meno 7 rispetto al dato precedente, 51 degenti, 6 in terapia intensiva, 3 grigi in attesa del tampone. 199 ricoverati nell'ASST Bergamo Ovest, più 2, 103 a Treviglio, 96 a Romano di Lombardia. Sono 135 invece al Policlinico di Ponte San Pietro, di cui 7 in terapia intensiva, con incremento totale di 15 unità, ma dovuto in realtà al computo di pazienti ricoverati tra sabato e domenica e comunicati solo successivamente. 44 alla Clinica San Francesco e 34 alla Casa di Cura Palazzolo. La curva dei contagi si è abbassata, anche se per il mondo della scuola il report settimanale di ATS Bergamo, che riguarda studenti, insegnanti e personale non docente, consegna numeri in discesa nel periodo tra il 16 e il 22 novembre. In particolare, rispetto alla settimana precedente, i valori assoluti si sono praticamente dimezzati. Erano stati infatti 313 i contagi registrati tra il 9 e il 15 novembre.